Oli ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Unique ed eccoci tornati su Room Escape. Dunque, lo so che è passato un po' di tempo, ma erano le feste, non mi andava di registrare. Inoltre, so che qui risulta esserci 13 livelli fatti, ma ne ho fatti solo 12. Il 13esimo lo feci, ma mi si cancella il video, quindi lo rifaccio in questo momento. E il 13esimo livello è ambientato dentro una prigione. Dunque, questo livello me lo ricordo perché lo feci non molto tempo fa. E è abbastanza lungo. E inizia con un cliccaggio casuale sullo schermo alla ricerca di varie cose che servono appunto per riempire quella schermata lì. Ok. Questo lo facciamo dopo. Dov'è l'ultimo? Cliccaggio casuale, scelgo te. Aiutami a trovare l'ultimo dei cosini che vanno lì. Clicco casualmente un po' qua un po' là, ma non trovo l'ultimo di quei cosini. Se si poteva zoomare, ragazzi, sarebbe stato molto più facile. Ma purtroppo in questo gioco non si può zoomare. E allora niente da fare. Dov'è l'ultimo cerchietto? Cerchietto, 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 cerchietto. Cerchietto, dove sei tu? Cerchietto, cerchietto, esci fuori orsu. Roba da matti, suggerimento. Oh, ecco dove era il cerchietto. Ok, bene. Int, blu, rosso, giallo, verde. Molto bene. Quindi è blu, rosso, giallo, verde. Prima chiave. Perfetto. Adesso si passa all'altra stanza, dove c'è un'altra ricerca di cerchietti casuali sparsi per la stanza. Cerchio il cerchietto, dove che sta? Questo dopo lo si farà. Cerco i cerchietti, dove che stanno? Ah, eccolo lì, il cerchietto. Perfetto, trovate anche questi. E l'indizio è questo qui, ma ci servirà più avanti. Qui, questo per il momento no, perché serve prima trovare i vari cerchietti anche qui. Una delle tre piume stava qua, e il cerchietto poi l'ho trovato. Perfetto, un altro cerchietto, questo era facile da trovare, questo per il momento no. Ok, questo mi ricordo a cosa serve. Cerchiettino, ah, eccolo lì. Ok, perfetto, trovate i cerchietti. Ed ecco l'int, che ora mi servirà per permettere a questa pallina di uscire dal labirintino, dove sta qua. Perfetto, seconda chiave. Molto molto bene. Ora vediamo se c'è qualcos'altro che ho dimenticato di prendere. No, bene, prossima stanza. Ok, forbici, molto bene. Qui vediamo un po'. La seconda piuma, benissimo. Ora cerchiamo i cerchietti. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Ed ecco la terza piuma, magnifico. Adesso ho preso la terza piuma. Dov'è l'altro cerchietto? Cerchietto, dove che stai cerchietto? Molto bene. Adesso possiamo mettere le tre piume. Quella verde. Quella rossa. Quella fucsia.
E abbiamo questi simboli che sono quelli dell'indizio del livello accanto, non di questo, ma di questo, ovvero pigna, simbolo così, fiore cosà. Ok, quindi ora sappiamo che pigna, simbolo così, fiore così e fiore cosà. Ed ecco la chiave, magnifico! Adesso, quadro, non si può fare nulla per il momento, bene. Ok. Sono in registrazione, yeah. Qui è un altro indizio che mi dice i quattro simboli, ovvero quello rosa e quello così. Allora, coso con le corna, sole, strano simbolo e piuma. Allora. Il sole era giallo? Mi sa di sì, vediamo. Sì, era giallo. Ok. Quindi, coso con le corna. Ok. Sole. Strano simbolo. E la piuma. Magnifico. E con altra chiave. Ottimo. C'était magnifique. Ottimo, perfetto. Un'altra chiave. Molto, molto bene. E adesso andiamo qui. Dove, se potete vedere, ci sono questi cosi che hanno dei simboli di videogiochi: Legend of Zelda, questo non so cosa sia, e questo non ricordo esattamente. Ma comunque sono dei simboli di videogiochi. Ok, dunque, questa pianta non ha nulla, perché qui non ci sono cerchietti da prendere, mentre qui sì. Se non ricordo male, Cinestan, eccolo là. Ottimo, quindi di nuovo la ricerca dei cerchietti pazzi. Cliccando casualmente su e giù per tutta la stanza. Questo è un quadro. Ci servirà dopo più avanti. Cerchietti, cerchietti. Ne manca ancora uno. E pensare che sto livello io l'ho fatto. Però è passato un po' di tempo e quindi non mi ricordo. Ok, ho trovato il guanto intanto. Molto bene. Scusate. Questo è un quadro. Dove sei? Cerchietto perfetto. E l'indizio di questo punto è i due guanti. Che lo sapevo già. Perché qua dobbiamo prendere questo, metterci sopra l'altro guanto, dopodiché ritagliare. In questo modo. Una volta fatta questa operazione, avremo a disposizione due guanti. Che vanno piazzati qui, quindi guanto 1 e guanto 2, ed ecco un'altra chiave. Molto molto bene. Si passa alla prossima stanza dove c'è questo punto. E ci sono anche qui cerchietti casuali da prendere. Un cerchietto, due cerchietti. Qui un po' si vedono i cerchietti, ma proprio poco, 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 poco. Per il resto, cliccaggio casuale impazzito, sfrenato, sfolleggiante. Uè. Manca ancora un cerchietto. Molto bene, e qua l'indizio è V-A. E voi vi chiederete cos'è? È il simbolo di questi corvi. Quindi il primo corvo va messo a V-A. Fatto un'altra chiave. Adesso andiamo al prossimo, che è questo. E anche qui prendiamo i cerchietti pazzi. Cerchietti, cerchietti, cerchietti pazzi. Guarda un po', tanti cerchietti pazzi, oibò. Si deve cliccare un pochettino a caso perché purtroppo io non ho 10 decimi di vista. Sono leggermente miope e quindi non li vedo i cerchietti. Quindi clicco a caso. No. Cerchietti, cerchietti, dove stanno i cerchietti?
Ah no, erano tutti. Oh, ok. Blu, verde, rosso. Il blu al 5, il verde al 2, il rosso al 4. Molto bene. Quindi qui. Altra chiave, magnifico. E i cerchietti? Evidentemente i cerchietti erano solo 5. Ok, prossima stanza. Oh no. Ora mi sono ricordato il punto più difficile di questo livello. Vabbè. Poi forse lo taglio. Certo, cerco i cerchietti. I cerchietti dove staranno? Trovati tutti. Ah, blu, verde, rosso. Ora ragazzi, qui dobbiamo fare una cosuccia. Ovvero, come vedete qua, blu, verde, rosso, deve essere ovunque. Quindi, qua dobbiamo prendere. Dunque, blu, verde, rosso. Ok, quindi qua dobbiamo fare blu, verde e rosso. Quindi qui deve stare il rosso. Ok. E poi lo mettiamo così. Questo rosso ora. Quindi qui va il blu. Ok. E qui adesso dobbiamo prendere questo rosso e metterci un verde. In modo che faccia blu, verde, rosso anche qui. E ora non ci resta che ruotare questo. Perfetto. Ottimo. Vi giuro, la prima volta che l'ho fatto non è stato così facile. Comunque. Iniziamo ad aprire gli scrigni. Apriamo lo scrigno numero 1, che è questo. 1, 2, 3, 4, la lente di ingrandimento. Perché la lente di ingrandimento? Per vedere qui, per vedere i simboli che stanno. Ovvero questo, poi il simbolo di Deus Ex, quello di Skyrim e quello di Assassin's Creed. Quindi, vediamo un pochettino e andiamo qui. Questo, Deus Ex, Skyrim e Assassin's Creed. Ed ecco un'altra chiave. Questa chiave serve per aprire la stanza che stava nella stanza dei quadri. Ovvero questa. Dove c'è dentro una strega che vuole fare dei brutti bibidi bobidi bu contro quella principessa. Adesso noi torniamo all'inizio della stanza che è qui e apriamo i quattro. Le quattro serrature. Perfetto. Dove dentro c'è un'altra lente di ingrandimento. Per fare cosa? Ovviamente per quest'altro quadro. Perché se ora noi vediamo questo quadro con la lente di ingrandimento, abbiamo i quattro simboli: Sole, Legend of Zelda, una piuma e poi questo. Ma questo sole non è, no, non è il sole di Dark Souls. Però potrebbe anche esserlo. No, non lo è. Vabbè. Comunque. Ecco qui. Abbiamo lo scettro magico. Quindi strega cattiva. Addio. Ciao ciao. Abbiamo salvato la principessa. Yeah! Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche sempre se decidono di arrivare. Commentate per sapere se vi è piaciuto questo video e alla prossima. Ciao!